Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing del nuovo casco di Bart. Va bene, apriamolo subito perché non sto più nella pelle. 3, 2, 1, via. Vai, apriamo. Vediamo un po'. Già il packaging mi sembra carino. Mi ha detto lui di commentarlo. Sì, perché è molto figo questo packaging. Ma vai, togli tutto, togli tutto. Cosa c'è lì? Vado io? Cagate. Sì. Questa qua è la prova che in realtà l'ho già aperto perché c'era montata questa. Ma non fate finta di niente. Vado. Vai. Cioè gli faccio aprire anche il mio casco nuovo. Che bello. Helmet HJC, sì. E qua c'è il logo della DC. Vai, apri tu, a te l'onore. Grazie. Oh. Oh. Guardate che bomba! Che bei colori! No, è veramente uno spettacolo! Bellissimo! Poi alla luce, adesso non so se da lì si vede, ma alla luce sberluccica tutto. Ah, forse così si vede. No, è veramente uno spettacolo! Bello, bello, anche i colori molto cangianti, mi piace. Vai, raccontaci un po' di questo casco, perché l'hai scelto? Sicuramente l'avete riconosciuto, è l'Arfa 11 dell'HJC, casco abbastanza sportivo. L'HJC ha fatto un sacco di edizioni limitate della Marvel e in questo caso anche della DC. Questa è credo l'ultima colorazione, e non ne ho ancora visti in giro, infatti sono molto contento di questa cosa. E è veramente, cioè sono senza parole, è veramente troppo bello. Questo casco l'abbiamo comprato sul sito X Motor Store, che lasciamo in descrizione perché siamo accordati con il proprietario che se inserite il codice BART3 avete il 3% di sconto sul prezzo già scontato, quindi fateci un salto. Allora, con il casco vi danno questa visiera scura e anche questa qua trasparente. E probabilmente io in quella trasparente monterò anche il pinlock che vi danno insieme. Dicevo che probabilmente lo monterò in quella trasparente perché se la giornata è dubbia e quindi uno necessita del pinlock, sicuramente non vado a montare la visiera scura. Già che parliamo di visiera, vi racconto un po' come funziona questa visiera. Anche se questo video non pretende essere una recensione, ma solo la presentazione del nostro nuovo casco, anzi del mio, stavolta solo mio. Non siamo tecnici, non diamo giudizi di quel tipo lì. Esatto. Quindi è giusto per divertimento. E per farvi vedere quanto sono fighi i caschi che scegliamo. Ah, sono più per quello. No, scherzo. Allora, la visiera è veramente una figata come si toglie. Cioè, è un praticamente è un click solo. C'è una leva, qua, adesso non so se si vede, questa leva qua, si tira la leva, ting, e si sgancia la visiera. Per rimetterla è ancora più facile, si mette la visiera in posizione, si schiaccia, clac clac, e la visiera è di nuovo montata. Clac clac. Clac clac. È molto molto facile. Ha la chiusura molto pratica con questo pulsante qua davanti, e con un pulsantino, col pulsantino nero spingendolo verso sinistra, si blocca la visiera. Questa è una sicurezza. Tornando indietro, la visiera si sblocca. Quindi molto molto pratica. E leggerezza? Leggerezza sì, molta, guarda. Sì, no, è abbastanza leggero. Pesa 1450 grammi. Questa qua però è la calotta XL. La calotta XL e la calotta XXL sono le stesse, quindi probabilmente aumenterà un po' il peso anche per questo motivo. Perché invece i miei amici hanno la calotta L, che è uguale alla calotta M, e pesa 1300 grammi il loro. Quindi questo qua pesa abbastanza di più, perché sono 150 grammi in più, perché io ho un testone. Non diciamo di cosa. Questo è caso! Ci tenevo nel nuovo casco ad avere la chiusura doppia D, e infatti l'Arfa 11 ce l'ha. La trovo più comoda rispetto alla chiusura, si chiama, millimetrata, come si chiama? Oltre che più sicura, pensate alla sicurezza. Casco ben allacciato. La trovo più comoda in quanto la chiusura con la doppia D ha tutta fascetta.
morbida, mentre la chiusura rapida molto spesso ha un pezzettino di plastica che serve appunto per la chiusura rapida, che di solito punta qua, no? Sulla giugulare e dà molto fastidio, e quindi sei costretto a lasciare il casco un pochettino più largo. E invece con questo tu fai la misura perfetta per che aderisca al tuo mento, ma senza fastidi. Ok, prese d'aria ne abbiamo? Prese d'aria ne abbiamo, sì, parecchie. Allora, c'è questa subito frontale, su e giù, tac tac. Queste due laterali che hanno un tasto praticamente identico a questo davanti, che fa sempre su e giù. Però interno. Tac, tac, però interno, sì. Poi c'è questa qua sopra, molto piccola, sinistra a destra, si apre e si chiude. E poi ci sono le rotelline. E poi ci sono le rotelline sopra. Tac tac e si aprono. Si apre e si chiude. Queste rotelline qua sono gommate in modo che anche con i guanti riusciate a farle scorrere avanti e indietro. Rispetto ad esempio al Suomi, io ho dovuto prendere una taglia in più, perché del Suomi avevo una L, questa qua invece è una XL, perché la L proprio non la calzavo, cioè non mi entrava proprio. Ma adesso ragazzi, diteci che cosa ne pensate. Ma adesso ragazzi diteci che cosa ne pensate. Vi piacciono i caschi dell'HGC con la grafica Marvel o DC? Questo è quello di Superman. A me personalmente non piace tanto, però mi fanno impazzire i colori, quindi... Come non ti piace tanto? Superman, non lo so, un po' sfigato. Ma no, Superman sfigato. Ah, no, quello che... è Capitano America. No, boh, dai, ragazzi, scrivete nei commenti chi è che non pensa che Capitano America sia uno sfigato. Però il casco è figo, anche quello di Capitano America. Il casco è figo, però nei film Capitano America è inutile. Vabbè, andiamo a chiudere. Non lo mettere questo. E niente, scriveteci sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piace, che casco avete voi. Poi man mano che lo proverà, Bart saprà rispondere alle vostre domande rispetto a se è silenzioso, la rumorosità appunto, oppure se entra aria o meno. Sì, diciamo che uno dei motivi per cui ho cambiato il Suomi è proprio la rumorosità a velocità elevate, sostenute. Perché lui va veloce. Infatti. E invece l'Alfa 11, da quello che dicono, è una grande aerodinamica, è abbastanza silenzioso, tanto basta, vi farò sapere. E basta. E quindi niente, ciao!